Buongiorno, siamo con Isabella Rauti, candidata all'uninominale del Senato. E quali sono le istanze che cercherà di portare in Senato rispetto a questo collegio in cui è candidata? Sì, un collegio estremo. Sono onorata di essere candidata in questo collegio. Sono stata già eletta in Lombardia nel collegio di Mantova. Questo collegio mi interessa molto, è una sfida importante perché ha un tessuto produttivo e un tessuto industriale interessantissimo dal punto di vista storico per quello che racconta, ma anche dal punto di vista delle prospettive. Questo è un territorio che dialoga a livello internazionale, che punta anche al futuro e a sviluppare forme nuove di lavoro. Il nostro programma, che è un programma di coalizione, punta intorno a alcuni temi, 15 a livello nazionale, ma a livello locale ne nomino soltanto alcuni: il tema della sicurezza, il tema delle infrastrutture, il tema della salute e il tema della famiglia. Quello delle infrastrutture riguarda uno sviluppo delle aree, delle linee metropolitane e soprattutto l'impiego dei fondi del PNRR per quanto riguarda la mobilità tranviaria. Per quanto riguarda la salute, è evidente a tutti la prospettiva importantissima della realizzazione della città della salute, che è un progetto faraonico, lo dico in senso positivo, che dobbiamo assolutamente realizzare. Dal punto di vista della sicurezza, è una realtà questa, ma non è l'unica realtà italiana, che ha registrato episodi di cronaca legati anche alla microcriminalità, legati anche alla presenza di baby gang. Però ripeto, questa è una questione che purtroppo riguarda molte aree metropolitane in altre zone d'Italia. Su questo la coalizione punta a un rafforzamento degli organici delle forze dell'ordine e noi proponiamo anche però un rafforzamento dell'operazione Strade Sicure, che ha una forte componente di deterrenza oltre che di monitoraggio del territorio, perché i territori vanno controllati, vanno monitorati, non si può pensare che i sindaci siano lasciati da soli a fronteggiare questioni di ordine pubblico così importanti. Poi il tema della famiglia, che è un tema evidentemente più nazionale, è una proposta per un modello fiscale a misura di famiglia che sostenga le scelte libere di maternità e di paternità anche in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Perfetto, grazie. Grazie a voi, buon lavoro.